Cambiamenti climatici e sicurezza alimentare. Sulla sicurezza alimentare incidono molti fattori, tra questi vi sono i cambiamenti climatici, in quanto possono avere importanti ripercussioni su varie dimensioni della sicurezza alimentare, come ad esempio la disponibilità dei prodotti agroalimentari sul mercato, la loro qualità e accessibilità. Perciò la relazione tra cambiamenti climatici e sicurezza alimentare non è assoluta, ma è molto stretta. È importante utilizzare l'espressione attuale sistema alimentare, perché, come vedremo, è l'alimentazione dei nostri giorni a causare in parte i cambiamenti climatici e al contempo riceverne le conseguenze. Il progetto Climate Change and Emerging Risks for Food Safety ha sviluppato una metodologia per individuare e definire in categorie i rischi emergenti del cambiamento climatico sugli alimenti. Questo compito è molto impegnativo dato il grande numero e la diversità dei pericoli emergenti e la grande incertezza che coinvolge tutto questo. Le categorie identificate sono pericolo biologico per la salute umana, salute e benessere animale, salute delle piante, contaminanti, qualità nutrizionale. Il rapporto Climate Change and Food Security Risks and Responses, pubblicato dalla FAO, sottolinea che il cambiamento climatico può incidere sui seguenti fattori: stabilità, sicurezza degli alimenti, disponibilità e accessibilità. Questo potrebbe ostacolare il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, come ad esempio combattere la fame e la malnutrizione entro il 2030. Secondo il rapporto speciale sul clima e sulla terra pubblicato nel 2019 dal gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico, tra il 21 e il 37% delle emissioni antropogeniche di gas serra sono riconducibili all'attuale sistema alimentare. Infatti sono principalmente generate da attività produttive all'interno delle aziende agricole 9-14%, uso del suolo e la variazione nell'uso e nella qualità dello stesso, desertificazione e deforestazione 5-14%, attività lungo la filiera agroalimentare come trasporto, confezionamento e lavorazione dei prodotti 5-10%. Inoltre l'aumento delle temperature medie e i cambiamenti nell'andamento delle precipitazioni stanno già diminuendo la resa di alcune colture agricole come mais, grano e soia. Invece l'aumento della frequenza degli eventi meteorologici estremi come uragani, inondazioni e siccità possono danneggiare gravemente il settore agroalimentare, causando ad esempio la perdita dei raccolti, la distruzione delle strutture di stoccaggio o dei macchinari agricoli. Ovviamente tutto ciò ha anche delle conseguenze economiche e sociali. Infatti, la perdita della resa agricola potrebbe portare alla diminuzione e all'instabilità del reddito dei produttori. Di conseguenza, i prezzi degli alimenti aumenterebbero, colpendo i consumatori a basso reddito, o potrebbe esserci una riduzione di produttività e disponibilità di prodotti agroalimentari. Perciò sarebbe più difficile avere accesso stabile al cibo e ciò colpirebbe la fascia di popolazione più fragile economicamente. Qualità degli alimenti. Il cambiamento climatico può anche avere effetti negativi sulla qualità e salubrità dei beni alimentari, influenzando la capacità di assimilare adeguatamente i nutrienti e la corretta conservazione e preparazione del cibo. Le temperature più alte e la forte umidità possono variare o aumentare la diffusione di agenti patogeni negli alimenti, come le micotossine, già presenti nei raccolti di mais. Un alto livello di CO2 nell'aria potrebbe diminuire la concentrazione di proteine, zinco e ferro nel riso o frumento, riducendo la qualità nutrizionale. L'allevamento intensivo di bovini e ovini. L'eccessivo consumo di carne ha conseguenze sui cambiamenti climatici. Infatti il sistema alimentare attuale, che comprende anche alimenti di origine animale, tra cui carni, bovine e latticini, è responsabile per circa il 75% delle emissioni globali di protossido d'azoto e di circa il 50% di quelle di metano. Il metano è un naturale prodotto di scarto del processo digestivo degli animali ruminanti ed è generato dalle attività di gestione del letame negli allevamenti. Pertanto è prodotto da batteri presenti negli intestini dei ruminanti e nelle loro feci, in decomposizione. La produzione nell'agricoltura di protossido d'azoto è causata principalmente dall'uso eccessivo di fertilizzanti.
Il problema non sono il metano e il protossido d'azoto di per sé, perché ciò che preoccupa è la loro eccessiva quantità, causata appunto da un sistema alimentare che comprende prodotti derivanti da un'agricoltura e da un allevamento intensivo. Inoltre le foreste e gli alberi vengono abbattuti per fare spazio agli allevamenti e ai terreni da coltivare, causando perciò la deforestazione. In questo modo l'equilibrio degli ecosistemi viene distrutto, influenzando la vita di molti esseri viventi. In più gli alberi sono necessari per assorbire CO2 e a causa della loro assenza questo gas serra ovviamente si accumula nell'aria. Non dimentichiamoci che negli allevamenti intensivi e nell'agricoltura è necessario un consumo eccessivo di risorse idriche. La soluzione più efficace sarebbe modificare le nostre abitudini alimentari. Il rapporto sullo stato della sicurezza alimentare e della nutrizione pubblicato dalla FAO afferma che con l'attuale regime alimentare il 75% delle emissioni è legato ai prodotti di origine animale. Si potrebbero adottare altri modelli alimentari come flexitariano, un consumo moderato di tutti i prodotti di origine animale, pescetariano, consumo moderato di pesce ma non di altri prodotti di origine animale, vegetariano e vegano. L'adozione di uno di questi modelli alimentari comporterebbe una riduzione compresa tra il 41 e il 74% delle emissioni di gas serra associate al sistema alimentare, oltre ad avere un impatto positivo sulla nostra salute. Ad accompagnare una modifica nelle nostre abitudini alimentari deve esserci anche l'adozione di pratiche e tecnologie che possano rafforzare l'efficienza e la sostenibilità del sistema alimentare. Ad esempio, in futuro sarà importante l'utilizzo di macchinari e veicoli a zero emissioni, un'applicazione più precisa ed efficace dei fertilizzanti e una migliore composizione del foraggio per il bestiame.